In Gran Bretagna, un quarto della popolazione adulta è così ossessionato dall'ordine e dalla pulizia che passa oltre 4 anni della propria vita a fare i lavori di casa e si sente costretto ad attenersi a rigidi rituali e tabelle di marcia. Il pensiero di avere polvere in casa mi fa impazzire, quindi devo passare l'aspirapolvere in continuazione. Prendo 2 sacchetti di plastica, li indosso al posto dei guanti e poi pulisco. 9, 10, 9, 10, 9, 10. Fatto. Posso andare avanti? Ma per la maggior parte di noi, tenere la casa pulita e in ordine non è una priorità. Visto che la moquette della famiglia media è 4.000 volte più sporca del sedile del water, e soltanto un terzo di noi si lava le mani dopo aver usato il bagno. Oh. Mi sono sentita letteralmente morire. È proprio orribile. Riusciranno i nostri malati di pulito a cambiare le abitudini di una nazione? Non puoi nemmeno aprire la porta, vero? Ci sono feci di cane. Sono queste le cose con cui ho a che fare. Credo che busserò col piede. O cambiare la vita di chi ha un atteggiamento molto diverso nei confronti della pulizia sarà troppo per i nostri malati di pulito. Da dove si inizia? Da dove c***o si inizia, Sonia? È un canile con 4 camere. Il cui bisogno di perfezione è diventato un'ossessione. Sono su tutto il piano di lavoro. È una cosa che non posso affrontare. Te ne stai andando, eh? Sei uno stro... Madre e figlia, Leslie e Tuesday Turner di Bridgend, conducono una vita priva di disordine e di germi. Puliscono fino a 16 ore al giorno. Passo l'aspirapolvere 2-3 volte al giorno. Il pensiero di avere polvere in casa mi fa impazzire. Quindi devo aspirare, aspirare in continuazione. Pulisco il bagno 2 ore al giorno. Devo farlo, non posso farne a meno. Non è una bella vista. Meglio di qualsiasi uomo nudo. Qualsiasi uomo nudo. Per me vale molto di più. Leslie è affetta da DOC, disturbo ossessivo compulsivo, e passa il 90% della giornata a candeggiare e spolverare la sua casa immacolata. Quando si parla di DOC, la gente dice: oh, ce l'ho! Mi piace girare i barattoli, o voglio le penne in un certo modo, mi piace... Ma quello non è DOC! Entra per un giorno nella mia testa! Dopo saprai davvero cosa significa il DOC. Quando ce l'hai in testa, ce l'hai con te tutto il tempo. Il giorno. Anche Tuesday, studentessa part-time, soffre di DOC e pulisce almeno 6 ore al giorno, quindi ha poco tempo per gli amici. E in casa Turner non si ricevono ospiti da 5 anni. Non voglio nessuno in casa perché poi si siedono sui miei divani, sì, toccano le pareti, toccano le porte... Sì. Il nostro DOC è molto diverso. Lei è germofoba. Io cerco i germi. Tu sei minimalista. Odio queste cose. Mi irritano. Se lei non stesse qui, la stanza sarebbe vuota. E se lei è stata qui, lo capisco subito. E vedo se ha toccato qualcosa qui, qualsiasi altra cosa nella stanza, tutto. Quindi tutto deve essere decontaminato. Disinfettato, sì. Disinfettato. Sì. Data l'ossessione per la pulizia che coinvolge ogni aspetto della sua vita, Leslie teme che Tuesday diventi come lei. Voglio che si faccia aiutare ora, perché non voglio che a 60 anni sia come me. Zero vita, zero vita, zero amici. Io non voglio amici perché vorrebbero venire in casa mia. Per 4 giorni, Leslie e Tuesday staranno lontane dalla loro casa e dalle loro 16 ore di pulizie per aiutare qualcuno che non conoscono affatto. Non ci portiamo molti abiti perché non vogliamo che le nostre cose diventino infette. Sporche e contaminate, sporche, sì. Anche se abbiamo tute protettive e guanti. Abbiamo anche delle salviette, sì, detergenti, andranno, sì, bene. Credo che lo facciamo perché vorremmo che le persone conoscessero meglio il DOC e lo capissero un po' di più. Penso che fare una cosa di questo genere forse potrebbe iniziare ad aiutarci. Tuesday e Leslie aiuteranno Sonia, una madre single di 47 anni di Farnham, nel Hampshire, che ha accumulato oggetti per 20 anni. Sono molto creativa, quindi se qualcuno vedesse queste cose, penserebbe: bene, questo va qua, quest'altro va là. Ma il mio cervello non pensa così. Io penso: oh, con quei fiori appassiti potrei fare un potpourri. Oppure penso a cambiare di posto i mobili invece di svuotarli e pulirli. Ma adesso sono arrivata al punto di avere così tante cose che non posso nemmeno spostare i mobili.
Sonia non toglie da casa sua neanche un oggetto da 2 anni. Non riesco più a raggiungere cose che erano a portata di mano perché è tutto nascosto dietro a un ammasso di roba. La casa sta soffocando. Pochi anni fa era una casa funzionale, ma adesso è diventata davvero troppo caotica. Non si direbbe guardandola ora, ma tengo davvero a casa mia. Le ossessive e compulsive Tuesday e Leslie, che puliscono quotidianamente per 16 ore, hanno solo 4 giorni per tentare di sistemare la casa trascurata di Sonia. Come procediamo? Devi bussare tu, io non tocco la porta. Ok, penso che busserò col piede, invece di toccare la porta, non si sa mai. Sì, ok. Salve. Salve. Sono Sonia. Salve. Salve, mi dispiace, non posso darle la mano. Sono ossessionata dai germi. Mi dispiace. Così. Molto piacere. Volete entrare? Va bene, io sono Leslie e questa è mia figlia Tuesday. Salve. Dove mangi? Come vivi? Come ti siedi a tavola? Bici? Perché le bici sono in cucina, cara? Perché me ne hanno già rubata una. Non cucini? Io cucino, sì. Sì? Oh, mio Dio! Oh, santo cielo! Non cucinerai mica lì dentro? Sì che cucino lì dentro. Morirai? Sono ancora viva. Questa è logora, Sonia, sì. Quando hai passato l'aspirapolvere? Guarda qua! È scoperto, cara! Già. Togli subito tutto, meglio senza. È la camera sul retro, era di Connor quando abitava qui. Questa è una camera? Se n'è andato 2 anni fa, sì, e adesso è un ripostiglio. È zeppa fino al soffitto, Sonia. Lo so. Bene, e questa è la mia camera. Ok. E dov'è il tuo armadio? È quello? Sì, è quello. E come ci si arriva? Non lo uso. Come cambi le lenzuola? Per il momento dormo nel mio sacco a pelo. Oh, non è una bella camera da signora, vero, cara? Non è una bella camera. Lo so, ma non lo è più, no. Il mio cervello sta impazzendo. Da dove si inizia? Da dove c***o si inizia, Sonia? Non posso dire molto altro di questa camera. Adesso devo proprio uscire di qui perché sto impazzendo. Va bene. Mi sento sporca dalla testa ai piedi e sono disgustata. Mi dispiace un po' per lei, ma sono anche un po' irritata. Vorrei darle un calcio nel di dietro e dire, beh, butta via tutto. È spazzatura. Ti sta confondendo il cervello. Dopo ti sentirei molto più pulita. Con la mole di lavoro da svolgere in soli 4 giorni, Tuesday e Leslie preparano Sonia per quello che intendono fare. Ogni giorno passo dalle 8 alle 16 ore a pulire. Poi passo una buona ora in bagno per curare il mio viso e il mio aspetto, anche se non devo uscire. Poi devo iniziare a spolverare e spolvero, diciamo, dalle 2 alle 3 ore. Poi candeggio, candeggio sempre. Dopodiché lucido e disinfetto. Ed è così ogni giorno. Sembra che non facciano altro che le pulizie nella vita. Sembra che esistano solamente quelle. Niente coccole o baci. Caspita, è triste. Sì. Baci a farfalla o da lontano? Un bacio lanciato, sì, baci lanciati. Molto da lontano. Sì. Niente abbracci? No. No. Niente abbracci, neanche tra di noi. No, no. Che triste. No. In Gran Bretagna l'adulto medio passa a pulire meno della metà del tempo rispetto a 50 anni fa. Ma esiste un gruppo di individui ossessivamente puliti che va in controtendenza. Spesso uso uno spazzolino da denti perché entra in tutti gli angolini in cui con un panno non ci si arriva. Vinnie G di Sheffield ha una palestra, è istruttore di fitness e conduce una vita ordinatissima. Se non è tutto in ordine, c'è qualcosa che non va e io mi sento a disagio e non mi piace sentirmi a disagio. Oltre a gestire la sua attività, Vinnie passa ogni anno fino a 3 mesi interi a pulire, riordinare e curare la sua persona.
Odio tutti i tipi di peni. Mi raso le ascelle e le parti intime. Secondo me non sono igienici. Nella sua palestra ogni macchinario ha il suo posto e Vini si assicura che le attrezzature siano perfettamente funzionanti. Sì, dagli una pulita, per favore. Andiamo scherzi, è quello. Grazie. Non mi piace che il sudore si asciughi sulle macchine, quindi ci metto sempre sopra un disinfettante per assicurarmi che non succeda. E non vuole mantenere prive di germi solo le attrezzature ginniche. Mi disinfetto circa 100 volte al giorno. Di solito quando tocco un cliente o una panca o i pesi. Vini è convinto che il suo impulso a pulire possa giovare ad altre persone. Toglierà 4 giorni dalla sua routine ossessiva di pulizie per andare a Margate, sulla costa del Kent, ad aiutare un perfetto sconosciuto. Mi comporterò proprio come faccio con i miei clienti. Vado sempre al sodo e dico le cose come stanno. Spero di non offenderlo troppo, ma sono sicuro che capirà. Oppure farò in modo che capisca. O almeno che capisca fino a un certo punto. 5 anni fa Robin Von Lyons e il suo partner Kevin hanno comprato questa sgangherata proprietà vittoriana. Qui non viene nessuno in visita. È troppo imbarazzante. È davvero una casa molto disgraziata. Quanto più l'ho esplorata, tanti più problemi ho trovato. I 6 cani di Robin non giovano alle condizioni della casa. I cani si sono impossessati completamente della mia camera. L'armadio a terra ormai occupa tutto il pavimento. E i cani lo usano come letto. E usano anche il mio letto, ovviamente. I cani sono la priorità assoluta, per cui da quando sono lì la casa non è più stata pulita a fondo. Non ho un problema con le pulizie, non le faccio. Il suo partner e coproprietario, Kevin, dorme lì solo una notte ogni 2 settimane e per il resto del tempo abita con sua madre. È molto stressante. Sì, io penso che influisca sul nostro rapporto, è molto. Siamo arrivati al punto in cui passo più tempo qui nell'orto che in casa. Penso di avere molto bisogno di aiuto. È ovvio che la situazione è fuori controllo, non voglio continuare così. Vorrei che la casa fosse in ordine quando compirò 50 anni a fine mese. Ciao! Salve, salve, salve! Caspita! Casa, sporca casa! Come va? Bene. Ti dispiace se ti chiedo di... Sì. Non voglio essere sgarbato, ma sì, hai un animale in braccio. Mi chiamo Vini. Salve, Vini. Robin. Robin. Oh! Quell'odore è molto forte. Ti dispiace se vado fuori 2 minuti? No, certo. Ok, grazie. Oddio. Oddio. Anche il solo odore dell'urina dei suoi cani là dentro è decisamente letale. Un altro melodrammatico in casa. Sarà divertente. Se pensa che l'ingresso sia pessimo, aspetti a vedere il resto della casa. Entra. Buoni, 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 buoni. Cucini e mangi davvero qui? Sì, certamente. Davvero? Sì, certo. Sei single? No. No? No. La tua partner abita qui? Saltuariamente. Caspita, e non le importa? Non gli importa, gli importa. Gli importa? Gli importa? Gli importa. Ah, ecco perché non viene molto spesso. Caspita. Non vuoi cambiare anche solo per quello? Certo che voglio. Bene. Ok. Questo è... Benvenuto nel mio soggiorno. Caspita. Oddio. Non ci si muove qui dentro. Come fai a pulire? Aspetta, c'è un cane in cima ai tuoi vestiti. Mm-hmm. Caspita. Ah, sono sconvolto. Ti mostro il piano di sopra. Ho tenuto il meglio per ultimo. Perché non hai tolto quelle cose, Robin? Insomma, andiamo. È sfuggita di mano la situazione. E sono sicuro che, visto che i cani vivono qui, ogni tanto dormono anche in camera con te. Sì. No? Ti prego, non mi dire che vengono sotto le lenzuola con te. Sì, certo. Alcuni sono nati sul letto. Va bene, ok. Adesso questo posto tu lo senti più come un canile o come una casa? È un canile con 4 camere. Un canile con 4 camere? Sì. Robin, abbiamo un po' di lavoro da fare. Io di sicuro. Vini è pazzo. È davvero esagerato. Non ho mai incontrato uno... come lui prima d'ora. Sono sicuro che è un uomo molto gentile, ma grazie a Dio non vivo con lui.
ci uccideremmo dopo qualche istante. Il personal trainer Vini vuole chiarire a Robin qual è il rigido regime di pulizie che considera accettabile. Pulisco per 5 o 6 ore al giorno. Ogni giorno. Dalla camera da letto, al bagno, alla cucina, al salotto. Non è una sala operatoria, è la mia casa. Ma l'atteggiamento intransigente di Vini verso la pulizia è fortemente radicato. Da bambino ho vissuto in strada per un paio di anni. E per via del modo in cui vivevo per strada, che non era molto bello, non volevo che fosse così anche in casa mia. Ecco il motivo per cui è iniziata la mia mania per la pulizia. A me piace proprio la perfezione. Ecco, ecco chi sono io. Vuoi cominciare a portare giù queste cose? Sì. Inizio a metterle fuori dalla porta. A Farnham, Leslie e Tuesday si stanno occupando di 3 camere della casa della mamma single Sonia, che non è stata pulita a dovere da 2 anni. Iniziano dalle cose che hanno invaso completamente la stanza sul retro. E questa che serve? Era piena d'acqua. Ok. La strategia di Leslie consiste nel portare tutto fuori dalla casa per decidere cosa può tornare dentro e cosa no. Mi serve uno spazio dove mettere le cose. Prima di portarle fuori, però, devo occuparmi del giardino. Il mio non è affatto come questo. Io taglio sempre l'erba con le forbici, quindi adesso devo lavorarci per cercare di sistemarlo un po', mia cara. Mentre Leslie si dedica al prato, la germofoba Tuesday, che passa 2 ore al giorno a pulire la sua camera, lavora con Sonia nella stanza sul retro. Dopo un'ora, Tuesday è in difficoltà e deve affrontare una sua grande paura. Ho bisogno di bere. Ok. Ho una gran sete. Ma prima, per favore, potrei... Perché userò il suo rubinetto. Le dispiace se lavo il rubinetto e anche il bicchiere? Sì, no, va bene. Le dispiace? Grazie. Devi farlo. Grazie mille. Ma non posso bere da questo rubinetto. C'è così tanto sporco sul bordo. Non so cosa esce. Non voglio bere dei batteri. Prima di usarlo devo pulirlo e devo lavare anche il bicchiere, perché è sporco. Ok. Leslie è alle prese con la preparazione di uno spazio per raggruppare la montagna di oggetti di Sonia. È chiaro che si tratta di un lavoro titanico. Non riesco a fare niente. Qui servono un escavatore e una squadra di 25 uomini. Sono arrabbiata. Mi sento sconfitta. E ho una tale confusione in testa adesso, perché questa cosa è ingovernabile. In Gran Bretagna, una persona su 50 ha un disturbo ossessivo-compulsivo. In alcuni si può manifestare come una paura ossessiva dei germi e una compulsione a pulire. Se non è fatto bene, devo continuare a sistemarlo finché non è perfetto. E il mondo esterno per loro può essere un posto terrificante. Oh mio Dio, è tutto così sporco! Nel Sussex, ad Ailey, madre di 3 bambini, il Doc è stato diagnosticato nel 2007. Spende 1000 euro all'anno in candeggina tentando di mantenere la casa sterile. Il Doc è un disturbo che instilla il dubbio. Ci si domanda continuamente se ci siano germi, se le cose siano pulite. Per verificare se il mondo fuori dalla sua casa è sporco come teme, Ailey farà squadra con altri malati di pulito per uscire dalla propria zona di sicurezza. Mi è stato sempre detto di superare i miei confini. Sarebbe bello anche per me aiutare altre persone col mio disturbo. No! Terribile! Dovresti vergognarti. Il tuo sedere è più pulito delle tue mani. Questa volta Ailey sarà insieme a Mark, perfezionista e proprietario di una palestra del Surrey. Chi ha tirato la tenda stamattina, tu? Sì, cosa? E a Richard, del Northamptonshire, ossessionato dall'ordine, le cui compulsioni non si limitano alla sua casa. Se vedo una lattina non allineata, sì, la sposto in avanti. Affronteranno insieme una delle maggiori fonti di ansia per i malati di pulito. Le toilette. Una persona media produce quasi 160 kg di escrementi all'anno, quindi non sorprende che liberarsi fuori casa spaventi 4 milioni di britannici. Penso che i bagni pubblici siano pieni di germi. Penso anche che puzzino. Ma prima di affrontare i bagni pubblici,
Salve. Salve, come va? Mark e Richard sono andati a vedere come una germofoba tiene immacolata la sua toilette. Questo è il mio bagno. Caspita, brilla. Sento l'odore della candeggina, Ailey. Ho iniziato a pulire ieri, all'1, e ho finito solo alle 8. Darò un'altra pulita veloce. Nonostante lo pulisca con la candeggina almeno 5 volte al giorno... Adesso tiro fuori le armi potenti. Usa il vapore solo una volta. Guardate, sembra quasi un water magico fumante. Non vi pare? Mi sorprenderebbe che ci fossero dei germi dopo quella strage. Non credo che abbiano retto. Per vedere se è pulito come sembra, usano una macchina che controlla i livelli di igiene negli ospedali. Un valore pari o inferiore a 500 viene considerato sufficiente per la preparazione del cibo. Come ti senti? Terrorizzata. Caspita! Quanto? Quant'è? Dai, 3! Oh mio Dio! Sì! Non ci credo! Il water di Ailey è pulito quasi quanto il bisturi di un chirurgo. Ora sono pronti ad affrontare le loro paure più grandi. Mi sono sentita letteralmente morire. Voglio uscire subito da questa toilette. A Margate, Vinnie si occupa di 3 stanze nella casa dell'amante dei cani, Robin. Inizia dal salotto, che non è stato toccato da 5 anni, quando Robin è andato lì ad abitare. Bisogna che tu adesso decida che cosa buttare e che cosa tenere. Il cassonetto arriva adesso e possiamo davvero iniziare a fare un po' di spazio. Quel caos ha creato una grossa frattura nel rapporto tra Robin e il suo partner Kevin, che dorme lì solo una sera ogni 2 settimane. Sì, è davvero una foto molto speciale. Sembrate tutti e due molto, molto felici, davvero. Io spero che quando la casa sarà in condizioni presentabili, lui venga a passare più tempo qui insieme a me. Con Vinny determinato a liberare la stanza e Robin ansioso di convincere il partner a passare più tempo lì, lo sgombero inizia alla grande. Io credo che faremo dei passi avanti oggi, decisamente. Ottimo, evviva! Questo tappeto direi che deve finire nella spazzatura, perché guarda in che condizioni è. Prendo l'altra estremità, pieghiamolo così. Oddio! Sì. Ah. Dobbiamo continuare, ma prima di tutto ho bisogno di andare al pub o in un negozio per usare la toilette. Perché non usi la mia? Io preferirei non usare il tuo bagno. Sul serio? Sì, a casa mia io pulisco la toilette ogni giorno. Mm-hmm. Forse 2, 3 o 4 volte al giorno. Non capisco neanche vagamente da dove ti viene. Immagino che sia così, che tu abbia bisogno di farlo, quindi va bene. Non so perché faccia tante storie per tutto. Immagino che sia perché è spaventosamente ossessivo. A Farnham, le ossessive compulsive Tuesday e Leslie sono nel loro hotel a prepararsi per un altro giorno da Sonia. Leslie si rasa il viso ogni giorno per assicurarsi che sia completamente privo di batteri. Non posso fare i miei rituali, ma almeno posso tenere tutto pulito. Lì ho salviette per tutto. Tutto come l'ho ordinato e pulito per quanto è possibile. Qui. Terminata la routine mattutina, le signore vanno da Sonia per sistemare la sua camera. Salve! Salve! Buongiorno. Buongiorno. Va bene, dobbiamo proprio sistemare questa camera. Sì. Così puoi avere un po' di spazio come si deve per passarci un po' di tempo. La camera di Sonia non è stata pulita a dovere dai tempi della rottura della sua relazione 2 anni fa. Questa ha solo 2 settimane. Non ha nessuna importanza, dammela. Questa la pieghiamo. L'hai chiesto tu, hai fatto un commento. Va bene, avanti, su. Leslie vuole che Sonia si liberi di quante più cose possibile entro la giornata. Lo tengo. Avanti, avanti. In casa sua, Leslie non sopporta il disordine e in camera da letto non ha nemmeno una cornice in vista. Vestaglia, teniamo, buttiamo, sì. Teniamo. 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 La pila di roba da tenere è molto più grande di quella da buttare. So che rimango attaccata a tutto ora. Tutto. E so che è troppo, sì. So che è troppo. Devo liberarmene, ma è molto difficile farlo. Davvero, molto. Mi stai dando ai nervi ora, perché non facciamo abbastanza in fretta e non vedo andarsene via niente. La polvere nell'aria mi fa sentire a disagio, mi fa sentire sporca.
Portiamo via quello ora, così fuori uno. Avanti, avanti. Ah, è troppo pesante per me. Grazie. Ok, devo uscire. Ho davvero troppo caldo. Credo che per lei sia un po' sconvolgente. Sì. Mi sento così sporca. La polvere nella sua stanza sporca e sui vestiti sudici è lì da anni. E ce l'ho addosso, mi sento disgustosa. Porta. Grazie. Oh, abbiamo quasi finito. Scusa. E ci siamo quasi. Scusa. Ok. Sono queste cose e l'odore nell'aria che fanno peggiorare tanto il mio disturbo. Voglio solo portarle via. Adesso dobbiamo portare fuori tutte queste cose e pulire. Queste per me non sono cose, sono le mie cose. Ok, sì. Ricordatevi per favore che questa è casa mia. E voi due mi state maltrattando e mi state buttando giù continuamente. Abbiamo tutti i nostri piccoli problemi, no? Possiamo iniziare a rispettarci un po' a vicenda, per favore? Noi rispettiamo la tua casa, ma non capiamo. Non siamo venute qui per trattarti male. Vogliamo aiutarti, vogliamo sistemare la tua casa e renderla organizzata, pulita e ordinata. Sì, ma voi vi aspettate, non me lo chiedete, vi aspettate che io metta il vostro disagio al primo posto. E tutto quello che ricevo è essere giudicata e disprezzata. Facce impassibili che mi disprezzano e probabilmente mi criticano alle spalle. Questo è un lavoro che bisogna fare in squadra. Ok. Abbiamo davvero iniziato a mettere alla prova il nostro disturbo, impegnandoci, ma lei non si sta impegnando. Forse sì, ma fino a un certo punto. E molto meno di noi. Respiriamo sporcizia in continuazione. È irritante, perché so che devo farlo, ma quando qualcuno ti dice, questo straccio, beh, è mio, è il mio straccio. Ciao, c'è qualche progresso? Ci sono quasi. Bene. Ok, Sonia, possiamo risolvere questo problema? So che siamo molto distanti, che dovremmo essere in disaccordo su tante cose, ma... Questo lo accetto, ma è il modo in cui mi parlate. Mi parlate come se non contassi niente. Non c'è niente di personale. Ok. Lo giuro. Sì. Non mi è sembrato così, ma lo accetto. Davvero, grazie. Sì. Andiamo avanti. Penso che ci siano molte somiglianze tra di noi. Sonia, siamo entrambi sole. Sì, è vero. Sono stata lasciata. Ho avuto due relazioni fallite col padre dei miei bambini. Non ho mai avuto una relazione amorosa. Mai. Non mi sono mai sposata. Non ho mai avuto un uomo che mi amasse. Tuesday mi ama, ma è un tipo diverso di amore. Io voglio l'amore di un uomo. Sì. Ma non mi amano. Vedono il mio disturbo e spariscono. Sì, immagino che noi due, anche se in modo diametralmente opposto... Abbiamo allontanato il mondo esterno, determinate persone. Allontanato, sì. Sì, concordo con te, Sonia. Concordo in pieno, cara. Sì. A Tuesday e Leslie resta un solo giorno per sistemare la casa di Sonia e sono decise a mettere in ordine la sua camera entro sera. Ora inizio a vederci chiaro. Bene. E per quanto sia doloroso staccarsi dalle cose, ora sono contenta. Credo che abbiamo visto una luce in fondo al tunnel. È una luce molto piccola, ma almeno ora riusciamo a vedere la luce. Stamattina non la vedevamo affatto. Ma ora la vediamo e questo pomeriggio sarà molto più grande. Hayley, Mark e Richard, a cui è stato diagnosticato il DOC, stanno per affrontare il timore di usare le toilette nei luoghi pubblici. Usando un misuratore di germi ospedaliero, Hayley ha scoperto che il suo water è di poco sotto il valore previsto per le sale operatorie. 3! Oh mio Dio! Con 1,5 miliardi di viaggi ferroviari fatti ogni anno nel Regno Unito, le toilette dei treni sono tra le più usate. Ma non da Hayley. Oddio. Questa è la prima volta in 20 anni che ci entra. Deodoro un po', giusto per essere più a mio agio. Giusto perché non odori tanto di toilette. Stare qui dentro mi disturba molto, cioè c'è della pipì nella tazza. Ogni anno un adulto sano produce quasi 400 litri di urina, pari a 6,3 vasche da bagno.
Farò una lunga pipì e vediamo se qualcun altro tira l'acqua. È sporca. Un valore uguale o inferiore a 500 è considerato accettabile per la preparazione di cibo. 643. Questa lettura indica che il water del treno è oltre 200 volte più sporco di quello di Ailey. Oh no, l'ho toccato! Sapendo che solo il 50% degli uomini si lava le mani col sapone, Ailey vuole controllare la maniglia della porta. Oh no! Avete visto? Avete visto? Mi sono sentita letteralmente morire. Disgustoso. Nell'industria alimentare, un valore di 4.552 è considerato un rischio per la salute. Vuol dire che le persone non si lavano le mani quando usano la toilette e forse hanno della popò sulle mani e, diciamo, la spargono su tutta la maniglia. È tutto proprio come immaginavo e anche peggio. Ho voglia di uscire subito da questa toilette. Prossima fermata, un cantiere edile, dove Mark affronterà un ricordo d'infanzia particolare. Quando ero piccolo, mi sono nascosto in un bagno chimico. Sono caduta all'indietro e ho messo la mano dentro il water. Quindi ho un odio particolare per queste toilette. Ora vado. Ok. Vai, Mark. Non credo che vi piacerebbe questa vista. Ci sono feci? Ce ne sono. Ailey, puoi tenermi aperta la porta mentre prendo il campione? Spingila con la cassetta. Non voglio che la cassetta tocchi la porta. Nel Regno Unito ci sono 100.000 bagni chimici in funzione. Urina che puzza di pesce. Ciascuno può contenere i rifiuti organici umani di 10 persone prodotti in una settimana lavorativa prima di diventare antigenico. Adesso vomita. Vieni via. Tutto bene? No. No? Oddio. Disgustoso. Hai il valore? No! È 1844. Il bagno chimico è 600 volte più sporco del water di Ailey. Il mio era 3. Mi è dispiaciuto molto per Mark. Stupendo. È stato molto coraggioso. Forse il mio incubo peggiore, mio Dio. Ma purtroppo non sta sognando. Alla fine, né il bagno del treno, né il bagno chimico hanno mostrato un valore medio che si potrebbe considerare igienico. In generale è stato piuttosto disgustoso. È stato orribile, secondo me. Ma l'esperienza ha cambiato le loro abitudini? Sebbene sia stato felice di farlo, non credo che diventerà un hobby. Non lavorerò nella sanità ambientale. Anche se non facessi pipì da un mese, non userei quella toilette. A Margate siamo al terzo giorno dei quattro previsti. Dopo aver sistemato il salotto, Vinnie vuole pulire a fondo il bagno. Con questo ritmo sarà un lavoro lungo, amico mio. I 6 cani di Robin dormono con lui e senza una pulizia come si deve da 5 anni hanno senz'altro lasciato il segno. Ecco cosa mi tocca adesso. Feci di cane. Purtroppo, quando abbiamo cominciato a sgomberare, ho scoperto che qui c'erano feci di cane nascoste. Stupendo! Già. Questo è un esempio di come siano i cani a comandare qui, no? Conosco la cacca di cane. Ehi, devi pulirti le mani, per favore. Tieni. Bene. Bene, avanti allora, su. Robin, c'è una cacca di cane lì e un'altra là. Le vedi? Ora andrò fuori per 2 minuti a portare via questo, se non ti dispiace. Avanti allora, su. Ok. Dopo aver usato 10 flaconi di disinfettante negli ultimi 3 giorni, la scoperta delle feci di cane ha sconvolto Vinnie. Io sono in difficoltà. Non si dovrebbe trovare quella roba in casa, in camera da letto, sotto i vestiti. Non riesco a capire come si possa vivere in questo modo. Beh, è una casa piena di cani, non so che cosa s'aspettasse. Penso che stia facendo il melodrammatico, come al solito. Sta esagerando tutto quanto.
A Farnham, le malate di pulito Leslie e Tuesday hanno ancora un solo giorno per sistemare la casa trascurata di Sonia. Ci impegneremo entrambe. La mamma non indosserà la tuta e io proverò a non indossare i guanti. Fa tutto parte dell'esperimento per cominciare a mettere alla prova il nostro disturbo. Sistemate le camere da letto, Tuesday e Leslie, che passano 3 ore al giorno a pulire la loro cucina, devono ora occuparsi di quella di Sonia. Ho trovato un vasetto con scritto 2008. 2008? Buttiamo. Brava. Ho notato che quando hai tirato fuori le lattine, sei stata brava. Eri senza guanti. È una conquista. Sono molto fiera di lei. Sistemata la cucina, rimangono solo 2 ore per dare gli ultimi ritocchi alla casa prima di mostrare alla sorella di Sonia, Sam, il risultato finale. Mi piacerebbe pensare che ci siano riuscite, ma c'era tanto da fare e quindi non ne sono sicura. Se la casa è pulita, Sonia avrà una nuova prospettiva di vita. Sonia aveva accumulato in casa oggetti per 20 anni e non la puliva a fondo da 2. Per riuscire a sistemarla, ci sono volute 20 ore di lavoro per sgomberare e pulire, usando 15 flaconi di candeggina e 60 panni. Oh mio Dio! È bellissima! È proprio incredibile! I ragazzi potranno fare i compiti. Potrete mangiare insieme. Casa in ordine, mente in ordine. Sì, è il mio motto. Sì. Dalla stanza sul retro è stato tolto un intero cassonetto di roba, ricavando una camera da letto per il figlio di Sonia. Oh, caspita, è bellissima. Avete fatto davvero sì, molto. Era zeppa fino al soffitto. Su, fino al soffitto. È incredibile la trasformazione da com'era a come adesso. Lo so. È davvero una stanza grande, no? Sì. Sono stati eliminati 40 sacchi di abiti di Sonia e lei finalmente ha di nuovo la sua camera. Bellissima. Si vede, è fantastica. Lo so, io... è così bella. Brave. La verità è che se voi non foste arrivate, sarei ancora nelle condizioni di prima. E per Tuesday, che non abbracciava nessuno da 3 anni, c'è stata una conquista sorprendente. Passo anch'io? Grazie. Sì. Grazie infinite. Non sai quanto ne sono felice. Grazie infinite. Grazie. Anche a te. Oh, è stato bello, una bella esperienza. Grazie infinite. Grazie. Godetevela. Arrivederci. Grazie. Ciao. Arrivederci, grazie. Grazie. Oh, un abbraccio. Brava. Personalmente non avrei mai pensato, nemmeno in 1 milione di anni, che avremmo raggiunto un tale risultato oggi. Proprio mai. Adesso ho uno spazio mio. Un posto dove rilassarmi ed essere me stessa. A Margate è l'ultimo giorno di pulizie. Avendo riempito il cassonetto, Vinnie tiene per Robin un seminario di pulizia in cucina. Prendi una spugnetta. Voglio che tu pulisca questo. Sì, la spugnetta è nel sacchetto. Perché usi uno spazzolino sulla cucina, Vinnie? Perché con lo spazzolino si arriva negli angoli dove non si riesce mai ad arrivare con un panno o una semplice spugnetta. Bene. Fidati. A casa sua, Vinnie dedica 24 ore alla settimana a pulire il forno e questa è la sua ultima chance per convincere Robin che è un lavoro che vale la pena di fare e di fare bene. Vinnie, sei così ossessionato che hai sfregato via i numeri dalla mia cucina. Quali numeri? Guarda. Non c'erano numeri. Li hai tolti, adesso non so più quali sono le manovre. Non c'era nessun numero lì. Oddio. Assolutamente no, te lo posso dire con certezza. Visto l'imminente arrivo del partner di Robin, Kevin, che dorme lì solo una notte ogni 15 giorni, i due devono inserire il turbo. La casa di Robin era in condizioni terribili. Spero che quando entrerò sia stupenda. Sono davvero elettrizzato. Quando
Quattro giorni prima, la casa di Robin era sommersa da 5 anni di sporcizia. Sei pronto? Sì. Che dici della cucina? Splendida. Devo guardarla bene. Riesco a vedere il piano di lavoro. Un vero piano di lavoro. E ci si può anche sedere per mangiare. È lui il responsabile. Ti presento Vini. Vini, questo è Kevin. Grazie infinite. Di niente. È stata durissima, ma abbiamo lavorato entrambi, abbiamo fatto squadra e so che lui voleva cambiare davvero. Ah, è stupendo. Beh, spero che d'ora in poi, con una bella cucina pulita, starei qui un po' più di tempo. Voglio stare qui di più. Bene. Il salotto era sepolto sotto un ammasso di ciarpame. Apri gli occhi adesso. Oh, bello. Sono senza parole, davvero. La stanza è molto più grande. Sì, abbiamo svuotato molto, lasciamelo dire. La camera da letto dove dormono i 6 cani di Robin non veniva riordinata da 5 anni. Ok, entriamo. Vai. Sì. Che bella. Sì, vedo il pavimento. Non è solo un tappeto di vestiti. Stupendo. È molto meglio dormire in una camera così. È invitante. È così pulita e ordinata. L'ha fatto per te. E io lo apprezzo. Beh, spero di sì, perché lui ha lavorato veramente sodo. Quello che hai fatto significa molto per me. La casa era così orribile che non potevo sopportare di starci a lungo. Volevo tanto stare con te, solo che la casa era riuscita a mettere una grande distanza tra di noi. Adesso riuscirò anche a vederti dall'altra parte della camera. Grazie. 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 Grazie, Vini. Significa molto. È meraviglioso, meraviglioso. Grazie, Vini. Grazie infinite. Grazie. Grazie. Spero che tu ci stia bene, Kevin. L'apprezzo molto, davvero. Avete fatto bene. Avete fatto un bel lavoro. Grazie. Io sono contento di aver riportato insieme quelle due persone, davvero. Adesso vado via e penso, beh, sì, ho fatto qualcosa di buono e ne sono felice. Molto felice. Ora è la nostra camera e lasceremo fuori i cani. Non lasceremo mai più che si riduca di nuovo così male. Mai. No, mai. Non posso rifare quello che ho fatto. È tanto bella e la voglio tenere così. Ho capito che devo essere molto fiero della mia ossessione. Anche se ho pulito quella casa da cima a fondo, non potrei ancora adesso usare la toilette. Non potrei comunque bere dal rubinetto, perché ho ancora nella mente la visione di tutte quelle cose che ho trovato là dentro. Non potrei proprio farlo. Assolutamente no.